Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi vi presento una nuova puntata di Ask the Wine. Ask the Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Per farmi una domanda è molto semplice, basta scriverla qui sotto nei commenti oppure sulla pagina Facebook o il canale Instagram facendola anticipare dall'hashtag Ask the Wine. Io la intercetterò e risponderò qui nei miei vlog domenicali. Oggi ho deciso di non rispondere a una domanda in particolare, ma di darvi una mia opinione un po' generale su quello che per me è qualità del vino, o meglio, quali sono i parametri con i quali si dovrebbe scegliere un vino e decidere che quel vino è buono ed è meritevole di essere ribevuto nel tempo. Piccola premessa da cui partiamo: ognuno di noi ha i suoi gusti, quindi sceglie il vino per quello che per lui è buono, per quello che gli regala, per le sensazioni che gli offre. E già questo fa capire come sia difficile trovare degli standard. Proprio perché non siamo tutti uguali, non è detto che ci piacciano tutti i vini. Ed essere oggettivi in questo campo è sicuramente difficilissimo. Le associazioni, come ad esempio ONAV, piuttosto che l'associazione degli enologi o quelle dei sommelier, provano a costruire delle schede che vanno a dare un punteggio a un vino sulla base di determinate caratteristiche che siano comparabili, e come ad esempio caratteristiche visive piuttosto che olfattive, gustative. Però è chiaro che questa valutazione è di fatto parzialmente limitante, nel senso che si basa soprattutto su un meccanismo di confronto, cioè del vino in confronto a tutti i vini ma della sua stessa famiglia, cioè un Lambrusco di tutti i Lambruschi, un Sangiovese di tutti i Sangiovese, una Falanghina di tutte le Falanghine. E quindi stabilire se un Lambrusco è meglio di una Falanghina o un Sangiovese è meglio di un Barolo ovviamente diventa un compito molto difficile, e di questo ne ho già parlato anche in altri video. Quello che però mi preme sottolineare è il fatto che quando almeno io personalmente scelgo un vino da bere, lo scelgo con un meccanismo di curiosità. Provo a guardare diversi vini, a farmi un'idea su diversi vini e in maniera curiosa e attenta andare a vedere quali possono essere delle caratteristiche che quel vino ha. Oppure, leggendo l'etichetta o leggendo sul sito del produttore come viene anche proposto quel vino, provare a vedere se ritrovo le stesse caratteristiche che il produttore mi descrive. Inoltre, io non ho per mia natura un'idea che un vino sia migliore in assoluto rispetto ad altri, sia a livello di vitigno piuttosto che di denominazione del vino stesso, sia anche sulla base di determinate caratteristiche produttive. Ad esempio, adesso c'è molta la ricerca del vino vegan, bio, biodinamico, naturale. Ecco, diciamo che secondo me il rischio è quello a volte di entrare in, fra virgolette, delle, chiamiamole, religioni che ci portano poi a non essere più obiettivi nella scelta del vino stesso. Cioè, per me è molto difficile dire che quel vino fatto in quel modo è sicuramente meglio di tutti gli altri e tutto il resto del mondo non è meritevole di essere bevuto. Oppure perché quel vino ha un determinato colore, allora sicuramente non è buono e non è da bere. No, per me queste sono affermazioni non utili, che non aiutano le persone a avvicinarsi al mondo del vino, ma anzi le allontanano, perché creano appunto, fra virgolette, quasi delle, chiamiamole così, sette, che di fatto non fanno avvicinare chi è meno esperto a questo mondo. La mia idea, che è anche un po' l'idea alla base di questo canale, è quella di accompagnare le persone, cioè partire da qualcosa di più semplice, più vicino, più facilmente reperibile, per poi piano piano andarsi ad avventurare verso vini più importanti, qualitativamente importanti e anche, diciamo, con caratteristiche meritevoli di essere assaggiate.
È chiaro che se io proponessi fin da subito dei vini di ottima qualità, mi cominciassi a bere dei gran Sassicaia o dei gran champagne di determinate case, o andassi a bere altre cose conosciute, blasonate, non credo che darei un grande valore aggiunto nel fare il video. Bene o male, se uno apre un qualsiasi sito di vino che parla di vino, di questi vini ne parla a profusione e quindi non c'è bisogno di andarli a descrivere. Quello che per me importa è avvicinare persone che magari sono abituate ad assaggiare vini qualitativamente inferiori, ma non perché siano vini tristi di per sé o che non siano da bere, anzi, è che sono scelte perché o per motivi di costo, oppure per motivi di opportunità, oppure perché non sono mai stati avvicinati ad altri vini, si trovano a bere vini, diciamo, qualitativamente inferiori, e quindi proporli qualche cosa di un po' diverso, oppure aiutarli nella scelta davanti al famoso scaffale del supermercato, è sicuramente un valore aggiunto. Evita delle figure, oppure evita delle delusioni, o dà comunque consapevolezza. Ecco, il termine per me corretto è consapevolezza. Credo che se ognuno di noi avesse la consapevolezza di quello che sta bevendo, sicuramente poi sarebbe più tranquillo nello spendere una determinata cifra per un vino. Questo ad esempio trova riscontro in un aneddoto che mi è capitato al Vinitaly, che riguardava appunto una degustazione di un vino pugliese fatta da un sommelier. Ero io presente con altre persone meno esperte del mondo del vino, e che però mi ha particolarmente colpito perché lì si è proprio vista la voglia di accompagnare la persona, descrivere quel vino, dargli le varie sensazioni e poi solo alla fine dirgli il prezzo. Ecco, questo è sicuramente stato molto educativo, perché ha aiutato persone che difficilmente potevano trovare quelle caratteristiche in quel vino ad apprezzarlo. E quindi un domani, se si ritrova, diceva lui giustamente, e sono concorde, se uno si ritrova davanti a una scaffale e trova che quella bottiglia costa, facciamo un esempio, 50 euro, capisce che effettivamente vale la pena spendere quei 50 euro per degustare quella bottiglia. Altrimenti sicuramente una persona che è abituata a bere, non me ne voglia nessuno, vino da tavola, oppure i classici tavernelli, freschelli e tutti quelli che finiscono in elli, è chiaro che difficilmente si possa avvicinare a un vino diverso se non gli viene mai proposto e non gli viene mai fatto capire che c'è effettivamente una differenza. Con tutto, parentesi, anche qui parentesi molto piccola. Un tavernello tranquillamente a livello di schede ONAV prende comunque delle valutazioni superiori al 70 su 100, quindi anzi vi dirò di più, è successo che durante il corso un tavernello con una degustazione alla cieca, cioè senza dichiarare che fosse tavernello, ha ricevuto durante il mio corso delle valutazioni anche superiori all'80. Ecco, questo è per farvi capire come di fatto senza un'adeguata educazione, accompagnamento alla degustazione dei vini, è facile fare degli errori o fare delle valutazioni eccessive. E soprattutto, altro tema che vorrei appunto dire per poi andare a chiudere il video, è che quando io assegno il voto del giudizio personale, ricordatevi che è sempre tarato sulla base di queste premesse, cioè io sto parlando a persone non esperte di vino, sto parlando a persone che io vorrei avvicinare a un mondo di conoscenza e di apertura rispetto a vini che altrimenti non berrebbero. È difficile che una persona così di sua natura vada a spendere 10, 12 euro, 13 euro, che sono anche cifre non così elevate nel mondo del vino, per bere qualche cosa di diverso. E quindi prima di fargli spendere anche questa cifra, che non è elevatissima se paragonata ad altri vini, ma è comunque, per chi non è abituato, potrebbe essere un bello scalino, dargli qualche indicazione se effettivamente la scelta che sta facendo è giusta. Poi sicuramente ci sono vini 100 volte più buoni, 100 volte più meritevoli, però io parlo sempre a un pubblico, diciamo, di persone non esperte o comunque che si vuole avvicinare in maniera anche graduale al mondo del vino e a qualità superiori.
Bene, direi che per oggi questo video termina qui. O meglio, prima di farlo terminare, vorrei darvi qualche piccola indicazione. La prima è che stanno per finire le degustazioni dei vini, diciamo, regionali. Se avete un po' notato, le degustazioni dei vini hanno toccato un vino ogni regione. Ormai stiamo per chiudere il cerchio delle regioni, quindi terminerò assaggiando appunto e degustando un vino delle regioni mancanti. Mi raccomando, magari se volete come gioco andate a capire quali sono i vini, le regioni che mancano da andare a degustare. E finito questo ciclo avrei piacere di cominciare a degustare anche dei vini proposti da voi. Già qualcuno su Facebook mi ha proposto dei vini da degustare, ma anche voi, se avete qualche idea, qualche curiosità, o anche volete magari provare un vino già degustato, di quelli che ho già degustato, ma di un'altra cantina, segnalatemelo anche nei commenti, sulla pagina Facebook o il canale Instagram. Potete anche mandare un messaggio via Messenger su Facebook. Altra cosa che vi chiedo è, vi ringrazio intanto sicuramente per tutte le visualizzazioni e tutti i mi piace, tutte le persone che si sono iscritte alla pagina Facebook, al canale Instagram. Però vi chiedo anche di interagire, cioè fate domande, siate curiosi, dite anche la vostra, anche magari se le vostre idee sono molto diverse dalle mie, non è un problema. Io, come vedete, chi ha avuto modo, io rispondo a tutti, non ho nessun problema a rispondere, anzi, e mi fa molto piacere perché mi fa capire che il canale è utile, vi serve e vi regala qualche cosa. Anzi, mi serve anche a me perché appunto imparo anch'io a mia volta delle cose e questo sicuramente è positivo. Bene, vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza, è importantissima visto quello che abbiamo parlato in questo video, è che bisogna bere con moderazione ovviamente, ma di qualità. E soprattutto quello che a voi piace. Un saluto da Francesco, da Ask the Wine e arrivederci alla prossima su The Wine Channel.